Salve a tutti ragazzi, oggi voglio presentare la mia lista, ed è di Costellazione. Questo è l'extra. Bene, iniziamo subito col dirvi che si giocano 3 Chaos, 3 Pollux, 3 Algedi, 3 Sombrero. Queste sono le carte che si giocano nel Costellar di Costellazioni. Il resto è tutto inutile. Procediamo con un onesto, un orso, un re del tuono Raio, ok, una Veiler, doppio Max C. Questi sono i mostri. Procediamo con le magie. 3 tanki, 2 rinforzi dell'esercito, 3 tifoni, 3 tifoni spaziale mistico, 2 lance proibite, un buco nero e un libro della luna. Eccoli qua. Queste sono le magie comunemente usate nel costello. Adesso io vi sto dando una lista del Costellazione molto forte. Cioè, con questi ci ho fatto anche il torneo. Procediamo con le trappole. Sono 2 forze riflesse, 2 catene demoniache, 2 prigioni dimensionali, 1 black horn con un nero, un compulsory, una bottomless e un tributo torrenziale, tutte a 1 ovviamente perché sono tutte limitate a 1. Queste qui sono le trappole. Procediamo con l'extra deck. Per extra si gioca un M7, doppio Pleiades. Io c'ho un Omega, ma è consigliato averne due Omega. Un Precept. Questi sono i Costella. Poi si gioca un Adreos, mono Adreos, un Tiras, un Lupo Veloce Diamante, un Gaga Cowboy, la Valval Chain, Paladinamo, un Drago Gaia, un Volcasauro, un Excalibur, attenzione, Excalibur, e uno Squalo Fortezza. Allora, adesso vi spiego perché lo Squalo Fortezza. Potete fare l'effetto TK. Adesso vi spiego. Voi fate la doppia vocazione con Pollux o con Algedi. Fate la normal addizionale o la special. Ok? Mettete Chaos. Col primo Chaos aumentate di 1. 1 e 1. O l'altro. A seconda, come avete, fate norma, special. Aumentate di 1, fate un Pleiades. E fate un Pleiades. Al secondo turno, cioè ovviamente voi avrete le trappole tutte belle settate, cioè quindi poi attiverete l'effetto anche di Pleiades, che comunque fa una norma, una special, fa rimbalzare in mano, quindi è protetto. Secondo turno vi deve arrivare gli altri mostri, quindi evocate l'altra in normal, special, come volete voi, seconda del turno che vi capita. Fate di nuovo 2 da 5. Attivate di nuovo l'effetto di Pleiades. Fate rimbalzare le carte dietro se le ha. Quindi, a sto punto, fate 2 da 5. Squalo Fortezza. Sovrapponete M7 a Pleiades. Attivate l'effetto di Squalo Fortezza. Bersagliate M7. M7 in questa battle di questo turno può effettuare 2 attacchi. Sovrapponete Drago Gaia a Squalo Fortezza. Esattamente sono 2700,
2700 e 2600. Fanno 8000 life points giusti giusti. Però comunque questa è la lista di deck e extra deck. Spero di avervi dato una bella lista, ci vediamo alla prossima. Ciao!